Inizio di 2023 all'insegna degli acquisti per le borse internazionali. È un movimento destinato a durare? Bisogna comprare? Bisogna vendere? Ce lo dicono i protagonisti di House of Trading. Ah, mi sono giocato l'euro-dollaro short e io ti dico, c'era questa, aspetta che ti do i livelli, ok? Allora, da un livello d'ingresso a 1.0748, quindi poco sotto la soglia di 1.0750, uno stop loss 10 punti sopra i massimi di ieri. Ribadisco, per me ieri, con ieri abbiamo visto i massimi, sia dell'euro dollaro che delle borse, e un primo target poco sotto 1.07, 1.0697, ma per me è un trend che potrebbe continuare, quello di apprezzamento del dollaro. Cioè, ti spiego subito la logica, quello che mi muove, più di ordine fondamentale che di ordine grafico, perché ribadisco, graficamente il discorso è un po' diverso anche per gli indici e anche per l'euro dollaro. Quando la politica monetaria americana era più aggressiva e quindi era giustificato un dollaro più forte, abbiamo visto arrivare a 0,95, no? E anche lì ci si spingeva con proiezioni a 0,90, 0,85, così. Poi dopo, quando si è capito che la politica monetaria americana avrebbe dovuto essere un po' più leggera rispetto a quella europea che era rimasta indietro, allora grande forza dell'euro. Allora, partiamo da questo presupposto: il mercato di quest'anno è un mercato mangia stop, cioè un mercato che, se c'è un movimento di base giustificato, lo porta all'esasperazione per tagliare via tutti i trader, cioè è un mercato bastardo, veramente un mercato bastardo. Anche questo movimento di forza dell'euro contro il dollaro, che io mi aspettavo un ritorno in area 1.02, 1.03, adesso l'hanno portato fino a area 1.07, per me è un movimento eccessivo. Per me piano piano si tornerà verso un livello di equilibrio che ormai è intorno alla parità. Quindi siamo sulla parte alta di questo range, che comunque secondo me è un range che dominerà, cioè un range fatto di equilibrio. Per cui io qui sono short di euro dollaro. Ti è piaciuta questa strategia? Bene, iscriviti al canale BNP Paribas, attiva la campanella e rimani sempre aggiornato sulle operazioni proposte dai trader e degli analisti che vedete sfidarvi ogni settimana alle 17.30 ad House of Trading.